Chiudiamo con oggi la terza tornata di audizione della Commissione Vigilanza. Ringrazio il Presidente Pietro Smargiassi per essere stato molto puntuale nella organizzazione delle audizioni, tutti i consiglieri regionali riuniti in Commissione e soprattutto gli auditi. Avevamo avuto certezza purtroppo che la riorganizzazione dei servizi agli studenti fuori sede poteva incontrare delle difficoltà, perché il rialloggiamento dalla situazione attuale che è presso la caserma Campomizzi in una realtà come quella dell'Ater era lodevole ma ancora imbrigliate in difficoltà che potessero in qualche modo mantenere dignità alla qualità del servizio agli studenti fuori sede. Con tutta una serie di audizioni, per ultimo, ma non in ordine di importanza, quella del direttore generale della Regione Abruzzo, abbiamo in qualche modo preso atto che c'è l'esigenza di un percorso condiviso e devo dire che la commissione è stata una commissione assolutamente non politicizzata, dedita a un aiuto, a un conforto, a un complemento di azione per portare a termine un lavoro transitorio che in attesa della ricostruzione della Casa dello Studente, che ormai latita da molti anni nella città capoluogo dell'università regionale, c'è l'esigenza per l'appunto di poter trovare ancora la permanenza in Campomizzi. Vediamo per quanto tempo sarà possibile far questo, c'è l'esigenza di interloquire con il demanio militare, devo dire che c'è stata disponibilità da parte della maggioranza, sia da parte dell'assessore Quaresimale che da parte del presidente di riferimento, diciamo così, della forza più importante di governo, Massimo Verrecchia, e dobbiamo cercare di uscirne nel più breve tempo possibile, perché ci sono due obiettivi da raggiungere prima di riorganizzarci. Dobbiamo capire quanto tempo ci vuole per la ricostruzione e dobbiamo capire se siamo nelle condizioni di dare un giusto servizio agli studenti. Questo lo faremo solamente se ad oggi non andiamo a smantellare una struttura che comunque si regge, che è in prossimità del centro e che ha servizi anche aggiuntivi, e un altro obiettivo importante è mantenere la forza lavoro che finora è stata impegnata dentro quella struttura.